L'attesa è pressoché finita. Dopo 11 giorni passati dentro la mia cameretta. 10 alle 5. Oh mio Dio ragazzi, sono fuori! Sì, ce l'abbiamo fatta! Tra esattamente 12 minuti ho un treno. E sarebbe supposo che io adesso sia in stazione per aspettare il treno. Qual è il miglior modo per tornare in una società civile se non in ritardo? E dai! Meno 4 minuti. Roma Termini, binario 1. Dai, let's go! Mezzi pubblici, mi era proprio mancato spostarmi dentro un contenitore metallico. Ah, non mi sembra vero di essere uscito dalla mia cameretta e di trovarmi a Roma. Viva la libertà. Ok, mentre io sono rimasto quasi 2 settimane nella mia cameretta, il mondo è andato avanti e non so se la mascherina è obbligatoria all'esterno. Benissimo, controllo su Google e la mascherina all'aperto è obbligatoria solamente in casi di assembramenti e io giro sempre da solo, quindi perfetto. E comunque niente ragazzi, benvenuti a Roma. Io non so voi, ma non conosco un modo migliore per inaugurare questo ritorno alla vita di tutti i giorni partendo dalla città eterna, Roma. Innanzitutto mi scuso con tutti i miei iscritti romani perché non ho detto assolutamente niente di questa mia scappatella a Roma. È solamente un modo per cambiare aria, cioè in realtà per prendere aria. Bellissimo, non sapevo che a Roma ci fossero i tram elettrici. Un po' scassati, però ci sono. Sono veramente emozionato. Pensare che fino a ieri ero in isolamento dentro la mia cameretta e oggi sono a Roma. Penso che l'ultima volta che sono venuto qui a Roma come turista saranno stati 10 anni fa. Infatti negli ultimi anni ci sono sempre venuto per fare le gare di nuoto. Perciò praticamente le uniche cose che vedevo qui a Roma erano la piscina olimpionica e la caserma dei Vigili del Fuoco dove dormivamo. Però oggi in queste 6 ore ci godiamo il massimo che riusciamo. Ho stilato un mini programma e le cose da vedere, ma soprattutto da mangiare. Quindi vediamo se riusciamo a fare tutto quello che vogliamo. E per iniziare questa nostra giornata a Roma, quale miglior modo se non con un bel maritozzo? Rigorosamente a pasticceria Regoli, a 2 passi praticamente a Roma Termini, che è una pasticceria storica per i maritozzi qui a Roma. Allora, questo qui è un maritozzo mignon e questo qui è un maritozzo normale. Cioè, sono delle torte. Ah, che bellezza. Pasticceria Regoli è il santuario dei maritozzi. Quello fritto con la crema normale. Oh mio Dio, ma cos'è questo spettacolo? Un maritozzo grande. Non so se vi rendete conto della maestosità e della bellezza di questo maritozzo. Il pane è brutalmente spaccato. È aperto a 180 gradi per ospitare la panna. Iginio Massari, ma cosa ne vuoi sapere? Ok, perciò adesso è arrivato il momento di inaugurare questa giornata a Roma. E soprattutto la fine del mio isolamento. Perciò amici miei, buon appetito a tutti e prendiamoci sta boccata di panna più che meritata. Oh sì, guardate che bellezza il morso. Adesso sì che si ragiona, questo è un maritozzo. Un fantastico materasso di panna. Voglio prendermi solamente una boccata di panna. Così spumosa e delicata. Adesso ditemi, cosa c'è di meglio di gustarsi un bel maritozzo mentre ammiri le strade di Roma? Ve lo dico io, pochissima roba. Se sono sporco di panna mi dispiace, ma è così che si mangia il maritozzo, sporcandosi e godendo. È molto grave il fatto che io ancora non abbia fatto un food tour a Roma. Però una città come Roma merita un signor food tour, quindi c'è bisogno di tempo. So che ne varrà la pena aspettare. Direi che adesso abbiamo le energie necessarie per affrontare questa giornatina a Roma. Quella bestia di maritozzo pagata 2,50 euro. Iginio Massari 5 euro. Ciao proprio. È esattamente questo il prezzo della felicità. Pure le tette della monaca Orbetello, 2,50 euro. Ok, io mi trovo qui subito di fronte a Santa Maria Maggiore. E che fai, non ci vai a fare una visitina? Ovvio che sì. Sembra di stare dentro il mio libro di storia dell'arte. Fantastico.
basilica di Ferdinando Fuga con questo soffitto cassettonato atomico. Tuttavia bisogna essere abbastanza forti e resistere nell'entrare in ogni chiesa, perché veramente se no non si finisce più. Non so se vi ricordate la sensazione che avevate da bambini quando entravate in un negozio di giocattoli oppure andavate in un parco divertimenti. Ecco, è la stessa sensazione che ho io ogni volta che vado a visitare una nuova città. Mi trovo di fronte a tutte queste cose qui e vado veramente fuori di testa. Non so neanche più cosa guardare, dove andare. È fantastico. E che fai, te ne privi? Ah, eccolo, eccolo qui, il simbolo dell'Italia in tutto il mondo, forse. Ho detto tutto. L'anfiteatro Flavio, a.k.a. il Colosseo, o il Colosso. Ho veramente i brividi a stare davanti al Colosseo. Sembra di stare davanti a un personaggio famoso. Cioè, io adesso quando mi trovo di fronte a questi monumenti storici non penso che lo sto vedendo io e tutte le persone che sono qui insieme a me, ma l'hanno visto persone 2000 anni fa. Cioè, lo vedo da 2000 anni. Pensate quante persone l'hanno visto, quante voci ha sentito. Cioè, poi io qui vi sto facendo vedere il Colosseo, ma lì c'è l'Arco di Costantino. Così, messo lì. Ci pensate che nel Medioevo iniziarono pure a smantellarlo, a prendere i materiali per fare nuove costruzioni al Colosseo? Poveraccio, è per questo che gli manca tutta questa parte. Anche per diversi motivi, ma anche perché lo stanno utilizzando per riciclare i materiali. Che cosa brutale proprio, però non si aveva sensibilità per questi monumenti storici e artistici fino all'illuminismo. Tanto io quando mi trovo di fronte a queste architetture, questi monumenti spettacolari, la domanda è sempre una. Come gli è potuto solamente venire in mente di costruire una roba del genere all'epoca? E poi si rendevano conto che sarebbe rimasto, che sarebbe diventato un simbolo mondiale? Magari dicevano, ok, sì, lo costruiamo e dopo 100-200 anni verrà distrutto. E invece, porca vacca, non ha veramente senso Roma, non ha senso tutto ciò. Guardate cosa abbiamo. E la pizza anche. Comunque, secondo me, i romani dovevano essere delle persone veramente un botto ambiziose. Cioè, ditemi se voi non lo sareste stati, se aveste vissuto una roba del genere. Cioè, un foro della pace in questo modo. Io sarei stata la persona più strafottente del mondo. Quella lì è la colonna di Traiano che celebra la conquista della Dacia. Comunque, se io fossi un insegnante di storia dell'arte a Roma non starei neanche un minuto in classe a spiegarla la storia. Infatti. Niente, questo qui è l'altare della patria. Bellissima la fiaccola in cima alle scale. Ok, bene amici miei, in questo momento mi trovo di fronte alla chiesa di Sant'Ignazio di Loyola. E quello che dovete sapere è che questa qui si tratta di una chiesa barocca. Perciò siamo nel 1600-1626. E secondo me l'affresco dentro la copertura di questa chiesa è l'affresco più bello di tutto il mondo. Parliamo dell'artista quadraturista Andrea Pozzo e prospettiva simulata. Ci siamo. 2, 1. Questa chiesa è veramente incredibile. Sembra veramente che ci sia un secondo piano sopra. E poi la gente si impressiona per quelli che disegnano le cascate per terra e il marciapiede, pensando che siano originali. Guardate un po' da chi hanno imparato, vai. Cioè, perché le persone dovrebbero fotografare il riflesso della volta? Sono veramente strani. Perciò se passate a Roma, fate un salto anche a Sant'Ignazio di Loyola. Ne vale la pena. Adesso è arrivato il momento di andare verso la nostra pappa. Ah, guarda, per andare nel ristorante dove andrò a pranzare si passa anche vicino, davanti al... come si chiama? Dai, Partenone. Pantheon, che per oggi evito perché c'è veramente una discreta fila. E dopo aver iniziato questa mattinata con un bel maritozzo, non è una visita a Roma se non ti vai a fare una bella carbonara. Ma con bella, dico bella, con la B, con 3 B maiuscole. E visto che io mi voglio trattare con il coscio, non mi vado a prendere una carbonara qualunque, bensì la migliore di Roma. Carbonara da Roscioli. Vediamo un po' che succede. Premio Michelin 2021. Posto direttamente al bancone. Non so se ho sbagliato qualcosa io nella prenotazione, ma sarà molto imbarazzante mangiarsi questa carbonara e godere di fronte alla cameriera. Cestino di pane super mega apprezzato. Grazie. Solo la bottiglia di bicchieri. Ne è valsa la pena venire da Grosseto a Roma per mangiarsi una carbonara? Ve lo saprò dire quando l'avrò bella smucinata. Solo l'aspetto ispira cremosità. Ma adesso andiamo al taste test.
facciamoci una bella forchettata di spaghetti e buon appetito a tutti, amici miei. Questi profumi forti, pecorino e guanciale. Si squaglia in bocca. La salsa così cremosa, la pasta leggermente al dente e poi arriva il guanciale croccante che è veramente una bella sorpresa. Oh sì. Adesso sì che mi sento a Roma. Spettacolare come la città. Poi anche la porzione è bella generosa. Io mi sono sfondato di pane nell'attesa pensando che non fosse così generosa. Invece qui si esce belli gadolli, ve lo dico io. Ora io non sono un professionista di carbonara, non me ne intendo troppo. Però ragazzi, questa qui è veramente tanta roba. Magari chi è di Roma, chi se ne intende un po' di più, mi faccia sapere se il roscioli è veramente il migliore qui a Roma oppure ce ne sono altri. Sicuramente è molto difficile eleggere la carbonara migliore di Roma, come un po' la schiacciata a Firenze. Però diciamo che questo qui di roscioli sa il fatto suo. Ah, anche dolcettina in chiusura gentilmente offerto. Ciambellina del vino rosso e anice e cioccolato. Ah, fatemi uscire. Se fossi stato seduto per altri 5 minuti, carb coma assicurato. E comunque conto finale per questa carbonara da roscioli 22 euro. La carbonara da sola viene 15 euro. Acqua 3, pane 4. E poi ti offrono un antipastino e un dolcettino. Quindi secondo me ci sta di brutto. Prossima missione, smaltire questa carbonara. Sono una sacchetta di acqua, pane e carbonara in questo momento. Veramente spettacolare l'Arno. Forse è più bello del Tevere a Firenze. Cavolo, Roma, Roma è tanta roba ragazzi. Roma è bella. Però qual è il problema di Roma rispetto a Firenze? Che è troppo, c'è troppa roba e poi tutto è super mega vasto. Roma è una città potente, invece Firenze è elegante. Mitico cupolone di Michelangelo. Veramente maestoso tutta questa piazza, il colonnato di Bernini. Ma ci rendiamo conto di quanto siano immense queste colonne? Proprio possente. E guardate le persone a confronto. E con Piazza San Pietro posso spuntare tutte le cose che volevo vedere e fare oggi a Roma. Ottimo, siamo stati molto efficienti. E adesso il telefono al 5%, quindi penso che dovrò annidarmi in un McDonald's per scroccare un po' di elettricità. Ma guardate com'è andato a finire questo daily vlog a Roma. Io che mi mangio un croissant ai frutti di bosco in un bar solamente per scroccare la corrente. E in tutto questo io ho il treno per tornare a casa fra un'ora. E io sono a un'ora a piedi da Roma Termini. Vabbè, mangiamo. Adesso devo riuscire ad arrivare a Roma Termini con il 5% del telefono di batteria. Non ce la farò mai. Spero che ci vediamo direttamente alla stazione. Ciao ciao, al tele della patria, è stato un piacere. Ce l'ho fatta. Mi sono fermato a chiedere informazioni a delle persone. Perché il telefono mi è rigorosamente morto, ovviamente. E per salire sul treno mi ha salvato l'Apple Watch nel quale c'è il biglietto del treno. Oserei dire che culo. E comunque i piedi totalmente sfatti. Non ce l'ho più abituato a camminare. Oh, è un po' devastante fare questi viaggi in una giornata. Però posso dire che ne è valsa la pena. Perciò ragazzi, che dire? Siamo tornati.